Siamo arrivati a fine anno, siamo al 31 e questo è l'ultimo video che farò quest'anno, ecco. Non sono più abituato a fare vlog, li facevo tempo fa, facevo anche una serie di vlog, proprio una serie sul canale, e magari gli iscritti nuovi non hanno mai visto questa tipologia di video. Non mi hanno mai visto parlare così, ecco, davanti alla videocamera, perché lo faccio poco, ecco. In alcuni video uso la webcam, in altri no. Vabbè, il live la metto sempre, chiaramente. Che dire? Siamo arrivati a fine anno, come ho detto prima, questo anno è stato molto grande, gigantesco, ecco. Ci sono stati dei periodi bui e altri ottimi. Bui, parlo di quest'estate perché non avevo così tanta voglia di registrare, infatti avevo abbandonato un po' il canale, ecco, molti lo sanno, però poi sono stato molto motivato da Red Dead, che è stato un grande giocone, è un grande giocone, ecco, diciamo che per me è stato un reset, ecco, ripartire quasi da zero. Ora non penso al numero di iscritti, ma è stato ripartire da zero perché mi sono creato un pubblico di Red Dead dal 26 ottobre 2018. Prima di quella data non è che facevo video, avevo iniziato giusto una settimana prima a fare video. E il mio obiettivo è stato raggiunto, cioè quello di crearmi un pubblico di Red Dead. E ce l'ho fatta perché sono riuscito a fare più di 1500 iscritti più o meno grazie a Red Dead praticamente. E per me è stato ripartire da zero perché all'inizio non lo guardava nessuno, cioè erano poche le visualizzazioni, era poca la gente, ma portandolo costantemente, portandolo bene, sono riuscito a fare un pubblico tutto mio di Red Dead su un gioco nuovo che non è GTA. E questa è una cosa, che mi ha fatto rimanere veramente contento. Perché ho imparato negli anni che se si vuole ottenere un pubblico su un gioco bisogna portarlo costantemente bene. Io sono una persona che su YouTube porta le cose con tranquillità e mi piace, non forzatamente, non lo faccio per soldi, non è il mio lavoro, non è il mio lavoro, non lo definisco lavoro, assolutamente no. È un hobby che mi piace fare con tranquillità, che vuol dire che se non ho voglia non faccio video, se ho voglia, mi posso anche impegnare a farne due al giorno come ho fatto. Infatti, quando escono dei contenuti da portare, mi impegno, ne faccio due al giorno con la live la sera senza neanche riposarmi. E lo faccio con voglia, assolutamente per voi, chiaramente. Mi piace fare questo. Per il fatto monetario, ecco, i soldi YouTube li uso per la strumentazione. Quando ci sono i soldi, perché non tutti i mesi ci sono tanti soldi, ecco. Li uso per la strumentazione e invogliano anche lo youtuber a continuare, ecco, insieme a tutto il supporto degli iscritti sotto, dei fan sotto, i commenti, i like. Dipende anche molto dal pubblico, ecco. Siete voi che spingete gli youtuber che vi piacciono di più ad andare avanti, e questo è proprio sincero sincero, come succede anche a me. In questo periodo mi commentate un sacco di video, io li leggo, vi smanetto di cuori, non so se avete visto, vi spammo i cuori, clicco il cuore, perché li leggo, ragazzi, non rispondo a tutti, però già che io vi metto il cuore vuol dire che l'ho letto. Prima questa cosa non si poteva fare, dicevano, ma chissà, li leggi i commenti questo, quindi dovevi per forza rispondere. Adesso hanno messo questa funzione qui carina del cuore, la trovo utile, il like al cuore. Quindi, come ho detto prima, siamo arrivati a fine anno. Io volevo ringraziare tutti per il supporto che mi date sempre sotto ogni video, sempre. Mi iscritti in privato, non riesco a rispondere a tutti, ovviamente. Alcuni mi scrivono stupidate, account moddati, cose varie. Non sono mai stato modder, quindi non mi chiedete account moddati. Sono contento del percorso che ho fatto. Manca poco per i 50.000 iscritti, veramente poco manca. E sto salendo bene, tranquillamente. Anche se qualche giorno non faccio video, tipo in questi giorni che comunque sono le feste, ho preferito stare con parenti e cose varie. Comunque salgo di iscritti anche senza fare video. Ne ho fatti pochi, comunque c'è questa costanza, e mi piace molto questa cosa qua, raga. Cercherò di portare sempre il meglio, chiaramente, sul canale. Continuerò a fare Red Dead adesso quando escono novità, e GTA chiaramente se escono DLC lo porto, perché sennò poi lo devo fare senza voglia.
quando non c'è niente da fare. Però adesso comunque stanno tutti i veicoli, quindi porterò i video e tutte le robe varie. I 50.000 stanno arrivando ed è un obiettivo grande, non dico il primo perché il primo era i 10.000, quindi anzi i 1.000. quindi sono contento di tutto ciò che ho fatto, quindi mi piace salire con tranquillità, poi i 600.000 arriveranno, va benissimo. Comunque sarò molto molto contento, è solo grazie a voi questo. Le live non ne ho fatte più in questo periodo perché comunque stavo incasinato la sera. Poi mi piace farle quando voglio io e non mettere tipo ragazzi oggi, da oggi farò ogni giorno live la sera, cioè mi ammazzo più che altro. Non sono uno streamer come alcuni mi hanno definito ogni tanto, non sono uno streamer perché andrei a fare su Twitch allora la roba. Mi piace fare i video, quando voglio faccio le live e mi piace farle come ho detto prima quando voglio. Non voglio mentire che poi non le faccio, quindi a sorpresa bam mi faccio la live e la programmo come ho sempre fatto fino adesso, o ve lo dico sul canale Telegram che trovate in descrizione chiaramente. Quindi ragazzi, io vi auguro un buonissimo anno a tutti, veramente passate delle belle feste, queste ultime feste qui, perché comunque il Natale è passato, manca San Silvestro stasera, poi domani c'è Capodanno e poi la Befana e poi basta. No, comunque grazie veramente di tutto, grazie a tutti per il supporto che mi avete dato, tantissimo. In questi giorni vedete video, domani dovrebbe uscire qualcosa su GTA, anche se è Capodanno magari ve lo registro, perché comunque esce martedì, domani. Quindi è uscito il sole, prima pioveva, ho dovuto registrare questo video due volte perché la prima volta avevo il microfono mutato, non da qui ma dal programma. E quindi non immaginate l'incazzatura estrema, ecco, quindi l'ho rifatto da capo, ecco, e sono stato spontaneo come nel video che ho eliminato, ecco, però niente, buon anno a tutti, ci becchiamo nel prossimo video, l'anno prossimo, seguitemi sui social, Instagram in descrizione, Telegram in descrizione, Facebook, sta tutto in descrizione ragazzi, tutti i link miei, ecco, ci becchiamo al prossimo video, lasciate un like, iscrivetevi con la campanella attiva, mi raccomando, per le notifiche. Niente ragazzi, buon anno a tutti, bella!